Buonasera a tutti, sono Luca Santoro, dell'Insurgents dell'Avellino qui a Roma, nonché anticonformista e antifazionista del club. Niente, la mia prima volta è stata nel 2000, andai allo stadio, al Partenio con mio padre e alcuni amici del paese. E andammo a vedere Atalanta, una partita di Coppa Italia che era fu Avellino-Atalanta. L'Avellino era quello di Mendil, Mascara, Bucaro, Ignoffo, eccetera. E giocammo contro l'Atalanta dei vari Doni, Zenoni. Anche se perdemmo 3-1, fu una bella partita. Lì mi innamorai della curva, dello stadio e soprattutto dell'Avellino. Da lì nasce la mia malattia, che va avanti dopo varie soddisfazioni, tra cui, a parte Crotone, la finale con il Napoli e soprattutto la finale con Napoli, che lì l'abbiamo stata dedicata a tutti gli avellinesi tifosi del Napoli. E al Foggia, e la finale col Foggia, una partita che all'85esimo, con l'espulsione di Ametrano, sembrava che dovesse finire lì sullo 0-0. Invece ci fu quel gol di Rivaldo, che diede quella speranza e ci portò in Serie B. Io di quella partita mi ricordo che feci l'invasione campo e ci stava la. Vidi addirittura il terzo gol sul rigore di Vacuo da dietro la porta, vicino ai tabelloni. E non posso dimenticare la corsa verso il centrocampo al triplice fischio. Bellissimo. Poi da lì c'è stato il fallimento del 2009, la rinascita, il ritorno in Serie B e poi quella partita del 2 giugno, dove conobbi Antonio Seba, grandissimo amico mio, che praticamente fummo i primi ad aspettare il pullman e ci andammo a prendere il caffè insieme. E fu una trasferta massiccia perché ne eravamo in tanti. Altra trasferta che io porto nel cuore è stata quella insieme a Barone e Gigi D'Anna e Alessio, che andammo a Pisa il giorno di Pasquetta, dove lì andammo a prenderci la salvezza con la vittoria all'Arena Garibaldi. E lì mi ricordo anche che presi la maglietta, prendemmo anche la maglietta di Gonzales, che adesso ce l'ha il figlio di Urciuoli e la porta sempre con lui. Bello. Poi da lì, l'anno scorso, vabbè, è stata una bella, nonostante una categoria che non ci appartiene, abbiamo preso anche grande soddisfazione. Il fatto dei 6.000 tifosi a Rieti in un campionato di Serie D, cosa spettacolare. E poi il sacrificio che ho fatto è di vedermi quasi tutte le partite della Pro Scudetto. C'è stato questo campionato di transizione con il fatto di De Cesare. E poi per la nuova società di D'Agostina, che devo dire? Imprenditore importante, politico. Poi io tengo a dire solo che ad Avellino la politica ha fatto bello, sempre il bello e il brutto tempo. Quindi c'è da vedere. Speriamo che faccia lo stadio di proprietà, speriamo che faccia un grande settore giovanile e il mio sogno è che l'Avellino diventi come l'Atalanta e D'Agostino ci porti in Serie A. E niente, forza Avellino, forza ACR. Un saluto ad Arnaldo da Tivoli e a Nando Barone. Un abbraccio.